siamo sotto il decollo, abbiamo volato un po' sopra ma adesso siamo scesi, ho visto adesso Tony, 1200, che ondeggia vistosamente, non so se riusciremo più a riagguantare al decollo perché vedo che le condizioni stanno calando, per cui ci mettiamo a vedere se qua troviamo qualcosa per risalire, dopodiché ci avvicineremo all'atterraggio. Vediamo se qua c'è qualcuno. Di solito qui due c'è. Vediamo un po' se girandolo un po' bene riusciamo a tornare su. Siamo 20 metri sotto al decollo. Ora quota decollo. Naturalmente i falchetti che hanno visto che salgo arrivano tutti qua, Renato compreso, solo qua. Come vedono uno che sale, subito arrivano, famelici. Forse l'abbiamo trovata buona, perché siamo già sopra il decollo di una trentina di metri. C'è Antonio in decollo con la vela gialla e arancione. Comunicazioni radio incomprensibili. Si balla un po' adesso, Nuovo piazzale per l'atterraggio, tutto da sperimentare. La termica era qua, vediamo se la ripicchia, si è allenato qua sopra. Eccola. Vediamo se vi tira su, almeno una cinquantina di metri. Dovrebbe essere Antonio, sì, si sta preparando, già quasi pronto. Vediamo se riusciamo a filmare il decollo, se siamo con l'inquadratura giusta. Non è proprio una termica tranquilla, ne ho sentite di più regolari. Tony se la gioca lì, se riuscisse a venire un po' più avanti dove sono io magari verrebbe anche su. Invece si ostina a stare nella valletta. Vernazza, allora, qui ragazzi, inquadrare qua un po' le cose. Meno male che l'elicottero che faceva i lavori è andato via, almeno quello un problema di meno. Ecco il caparito Antonio.
abbandonato in perseguito al tentativo di top landing. La mia ombra sul decollo. Oh, che bello, se salisse sempre così. Vai, 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 vai. Renato Prototopo, anche preciso che sono qui, meglio del solito. Antonio si sta sperimentando la termica. Che fa degli 8, così ci entra e ci esce continuamente. Bisognerebbe che si allargasse quel tanto da poter fare almeno un giro. Antonio, non fare degli 8 nella termica, allontanati quel tanto dal pendio da fare un 360 e vedrai che sali meglio. Minchia che discendenza che ho preso qua. E cos'è? Ah, ecco perché è qua. Antonio, non frenare tanto la vela, lasciala volare un po' di più e usa i comandi solo per girare, lasciala volare di più. Vabbè, li troveremo? Forse qua. Ci avviciniamo al decollo. Tanto se si sale avvicinandosi. Vela sfrenata sui comandi. Forse Roberto questo, ah, sì, potrebbe essere lui.
lasciato aperto, per oggi penso basta così, grazie. Ricevuto Renato. Ora siamo in volo con Antonio, con lo yon giallo. Ora qui la termica c'è ma è più spezzata. Si sente che non sale più come prima. Ma chi è quello là? È Paolo! Ah, che bella quota che ha fatto Paolo! Non credo che torneremo più su. Comunque, mai dire mai. Circondata dalla discendenza. Vabbè, capito. È bravo Antonio che sarebbe tirata, guarda. E l'ha guardata. Atterraggio, date le indicazioni del vento per favore. Atterraggio, indicazioni del vento per favore. La giriamo, finché si sta su la giriamo, sembra che mi stia lentamente riportando in decollo, è debole,
un metro al secondo, ma costante. Vabbè, non ho problemi ad operare di sentire. Arrivare al decollo. Vediamo se mi tira su. Sono 1200 atterraggio quasi perfetto. Ancora 40 metri per arrivare al decollo. Dai bella, forza! Fammi salire al decollo. Debole, debole, debole. Vabbè, però Antonio se la gira bene, eh. Si è fatto già due bei recuperi. Si sta provando la vela, si sta provando il volo. È dura arrivare fino a su, ma non disperiamo, anche l'ora è tarda. Bevo. E bravo Antonio. Tanto che abbiamo finito, a meno di un miracolo. Facciamo un passaggio ravvicinato vicino a Antonio. Sembra di essere distante, ma c'è stare l'occhio a non toccarsi, eh. E tanto guarda che bella bollettina che abbiamo fatto prendere qua. Guarda che, dov'era la bolla? A volte, eh? Eccola Roberto, appena sotto il decollo. C'è stato un infrascamento? Monte Rosso Vecchio. Oh, siamo quasi a quota decollo. manca poco. 15 metri e si riaccostiamo al decollo. Poco poco,
vediamo se andando in qua recuperiamo. Un nibbio grosso in decollo. Ma non si può partire così bassi però, eh. Scusa se te lo dico. Caro amico, ma così scende. Peccato. Antonio ha deciso per l'atterraggio. Noi a 10 minuti, mi piacerebbe tornare per 10 minuti. Così completo l'ora. Vediamo se ce la facciamo. Se questa termica qua mi aiuta a stare un po' su.